figura del garante secondo lei oggi è percepita, insomma, come vorrebbe? Noi cerchiamo nell'ambito della nostra attività di renderci come dire, più conosciuti anche ai giovani attraverso le attività che svolgiamo di diffusione di una sorta di cultura della privacy, intesa nel senso che ho detto precedentemente di controllo dei propri dati personali. Questo avviene incontrando i giovani nei vari teatri, nelle varie città in cui abbiamo operato, con le università ma anche con i licei, le scuole superiori, in modo tale da avvicinare i giovani stessi all'uso che hanno quotidianamente per tante ore del telefonino, dello smartphone e così via, in cui il loro click sia consapevole, tenendo conto anche dei rischi che oggi il cyberbullismo, il revenge porn e così via determina al riguardo. E ricordiamo loro che essi già dal 14° anno in poi possono rivolgersi direttamente al garante per ottenere quella tutela, quella protezione dei loro dati fondamentali che consapevolmente o inconsapevolmente hanno immesso nelle autostrade del web. Noi notiamo che gli adolescenti e soprattutto i minori di 6, 7, 8 anni prendono molto dall'utilizzo dei genitori dei dispositivi elettronici, assorbono un po' come delle spugne, e allora non è un caso vedere che un uso sbagliato o una poca comprensione della tecnologia da parte dei genitori si traduca immediatamente in uno stesso utilizzo da parte dei figli, e questo ci crea veramente un problema perché il canale educativo, il filo educativo viene a crollare tendenzialmente. Di formazione, e abbiamo sentito, puntando però più che altro sul fattore umano. Il fattore umano è diventato essenziale. Il regolamento sull'intelligenza artificiale prevede proprio in un passaggio che sia fatta alfabetizzazione sulla comprensione di che cosa sia l'intelligenza artificiale. Alfabetizzazione non è un bellissimo termine da utilizzare, però è molto chiaro secondo me. Secondo l'Unione Europea il 50% dei cittadini in Europa tra i 14 anni e i 70 non ha le competenze di base tecnologiche. Si spera che al 2030, che è la fine del cosiddetto decennio digitale, ci sia almeno l'80-85% di persone che abbiano delle competenze. Oggi avere le competenze è essenziale non solo per proteggersi dagli attacchi informatici o dagli incidenti, ma per comprendere le tecnologie che stiamo utilizzando. E quindi formazione, educazione civica digitale, comprensione di un uso responsabile delle tecnologie sono momenti fondamentali secondo me.